Calcio Napoli 24. Ecco mister, sono qui. Lei insomma può godere di un organico che le mette a disposizione una doppia chance per ruolo, però appunto ricollegandomi alla domanda che ha fatto il collega, non c'è un vero e proprio vice Callejon, non c'è un calciatore nel Napoli, oppure c'è, che abbia le stesse caratteristiche dello Spagnolo, però forse manca anche un vice Amsic, perché David Lopez può sì fare la mezzala sinistra, ma forse offre di meno in qualità e in inserimenti. Forse sono queste le due pedine che le mancano per completare veramente l'organico. Ma questo vediamo, ne faremo una valutazione complessiva, vediamo a che tipo di conclusione arriveremo tutti, io il direttore, la società, e poi valuteremo. Sicuramente David è un giocatore che ci sta facendo bene, ci sta facendo comodo, è altrettanto vero che sicuramente David è un giocatore che è più alternabile con Allan che non con Ansim come caratteristiche. Alla fine del calciomercato scorso lei ci parlò di un Jacopo Dezzi, insomma ci disse abbiamo in organico Dezzi, proveremo a sfruttare e a valorizzare il calciatore. Non mi sembra che le caratteristiche siano quelle neanche per quanto riguarda Jacopo, forse un po' più vicine rispetto a quelle di Davide, però non mi sembra siano quelle le caratteristiche. Ci abbiamo anche Chalobah, però sono ragazzi che devono crescere. Chalobah soprattutto tra la giovane età ha delle difficoltà oggettive, delle difficoltà normali di chi viene da un altro calcio, da un altro mondo, da un'altra lingua, da un altro tipo di alimentazione. Ma è normale un ragazzo che arriva con queste difficoltà impieghi qualche mese per essere completamente a proprio agio. Può anche darsi che quando arriviamo a fine dicembre il nostro pensiero sia che non c'è bisogno di nessuno.